Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Problemi di riscaldamento nell'Alto Milanese, dove negli ultimi giorni si registrano parecchi disagi. Tutti i dettagli nel servizio curato dal collega Luigi Crespi con immagini di Walter Todaro di Publifoto. Siamo in via Cavour sul cantiere per riparare il guasto avvenuto ieri al teleriscaldamento. Alle 15 un segnale d'allarme, il calo della pressione sulla dorsale che lungo via Cavour porta agli impianti del centro. Mezzalegnano rimane al freddo, senza acqua calda e senza riscaldamento. Il guasto è stato riparato ieri sera alle 10, adesso l'impianto funziona, si tratta soltanto di rattoppare l'asfalto, ma per quanto riguarda il teleriscaldamento le incognite sono davvero tante. Questo impianto è ancora attuale perché in base alle nuove normative la sua gestione sta diventando parecchia onerosa e adesso i sindaci si stanno ponendo qualche interrogativo. E passiamo alla cronaca, un'altra mattinata di incidenti sulle strade di Varese. Poco prima delle 8, un ragazzo di 19 anni è stato infatti investito mentre attraversava Via Lagugiari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un'ambulanza della Croce Rossa. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo. Meno di un'ora dopo, polizia locale e ambulanza sono dovute intervenire anche in largo Flaiano per uno scontro fra un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato ovviamente il motociclista, un uomo di 50 anni, portato poi in ospedale in condizioni comunque non gravi. Assolto per insussistenza del fatto, così ha deciso questa mattina il giudice del tribunale di Busto Arsizio Nicoletta Guerrero nei confronti di Raffaele Neola, l'ex sindacalista della CISL, accusato di violenza sessuale. Al termine della requisitoria, il pubblico ministero Martina Melita aveva chiesto una condanna di 2 anni, mentre nella scorsa udienza il difensore dell'imputato, l'avvocato Roberto Donetti, aveva invece invocato l'assoluzione. E spostiamoci ora a Carnago, dove i carabinieri della stazione locale hanno denunciato un 34enne per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Insospettiti dal forte odore di marijuana che proveniva da un'abitazione, i militari si sono presentati al citofono e durante la successiva perquisizione hanno trovato la piantagione. Si parla di 288 piante di cannabis indica coltivate in serre, poi 100 vasetti già seminati e mezzo etto di marijuana già pronta per il consumo. Da qui la denuncia a piede libero del giovane. Infine, una notizia che arriva dal VCO e interesserà di sicuro ai tanti appassionati della provincia di Varese che si recano appunto su quelle montagne. Le aree protette dell'Ossola hanno approvato per il 2022 un nuovo accordo con la decima delegazione Val d'Ossola del Soccorso Alpino per il progetto Neve Sicura. All'Alpedevero è infatti prevista l'attivazione di una base logistica che, pur mantenendo la competenza operativa in caso di incidente dalla stazione di Baceno, garantirà una presenza di presidio sul campo per agevolare e velocizzare le operazioni in caso di necessità. E questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19. Una buona giornata.